Con una doppietta di Ugolotti in un minuto, il primo gol al 42esimo, il secondo al 43esimo, la Roma si assicura due punti molto importanti in un momento delicato che la vede uscire a fatica da una lunga crisi. Per il Verona invece è un'altra sconfitta che appesantisce ancor più la sua situazione di classifica. Fino a quel momento il Verona aveva attaccato di più ma senza riuscire a dare incisività ai suoi attacchi. 13esimo, Calloni tira su appoggio di Musiello ma Conti para a terra. 20esimo, buono spunto di Pruzzo che si è mosso molto, il suo colpo di testa è deviato da Superchi. 32esimo, Bergamaschi. 34esimo, Musiello in aria. Il forte tiro sbatte sul petto di Conti che dovrà abbandonare all'intervallo. 40esimo, Bergamaschi non aggancia la palla e Conti lo anticipa. Poi la doppietta di Ugolotti descritta dallo stesso. Dunque il primo c'è stata una punizione sulla sinistra, mi sembra, appunto c'era picchio sul pallone. Tutti pensavano cioè che lo schema tattico appunto di toccare la palla a Agostini, invece picchia, c'è stata una piccola intesa con gli occhi, ha messo una palla bellissima, io sono saltato, l'ho spizzata giusto e è andata a finire sotto il set dall'altra parte. Ecco il secondo? Il secondo lo stesso, ho seguito l'azione, il pallone era troppo alto, ho visto Agostino, cioè ho sentito chiamare più che altro, cioè ho sentito dirmi lascia, no? Ho capito che era Agostino, così è riuscito a stoppare la palla, ha messo una bellissima palla, l'unica cosa che potevo fare era cercare di tirare al volo, l'ho presa bene, non è stato un tiro forte ma soprattutto è stato un tiro preciso. Nella ripresa, assedio del Verona alla porta della Roma, ma Tancredi che ha sostituito Conti in grande giornata, al nono su un calcio d'angolo, intercetta di piede il tiro di Musiello. All'undicesimo è aiutato dal palo su tiro di Massimelli. Intanto Conti guarda dai bordi. Al sedicesimo il tiro è di Logozzo, ancora bravo Tancredi. La Roma riesce raramente a impostare qualche contropiede, la migliore occasione l'ha al 33esimo su questo tiro di Pruzzo, parato da Superchi. Poi ancora due belle parate di Tancredi, entrambe al 35esimo minuto, questa su tiro di Massimelli e quindi dopo il corner quest'altra sempre su Massimelli.